Bene, questo è uno dei video che caricherò tratti dal mio periodo di anno sabbatico che va dal più o meno 2011 in parte anche del 2012 come estensione, diciamo. E in questo caso si tratta di una cosa extra musicale, è una lezione tenuta dal professor Anthony Oldcorn alla Brown University. Perché alla Brown University? Perché io sono stato visiting Scholar per la Brown University appunto durante questo periodo, e una collaborazione che poi culminò con la realizzazione di un documentario su Mario Castelnuovo Tedesco. Allora, adesso ascoltiamo questa lezione di Tony Anthony Oldcorn, che è stato tra l'altro spesso mio ospite nelle Marche a Sant'Elpidio Molico. Questo farà piacere ai miei compaesani. Buon ascolto, buona visione. Al verso 10 vediamo il termine del paragone, così la donna mia, abbiamo come è così, una lunga similitudine. Come l'augello, come l'uccello entra l'amate fronde in un albero, posato al nido dei suoi dolci nati, l'uccello fabbrica il nido. In un albero, cioè tra i rami di un albero, e poi pone le uova, e le uova si aprono e nascono i pulcini, i suoi dolci nati, nati vuol dire figli. La notte che le cose ci nasconde, durante la notte quando non possiamo vedere. Le cose che ci circondano. Ricordiamo un uccello che sta sul nido, dei suoi, il nido in cui sono i suoi figli, i pulcini, che è questo uccello che per vedere gli aspetti desiati, qui, questo è quello che si chiama in inglese. A pathetic fallacy, dove sentimenti umani sono attribuiti ad esseri che non sono umani, cioè l'uccello dice sta lì per guardare gli aspetti desiderati dei suoi figli, come se l'uccello fosse contento, come noi siamo contenti di vedere i nostri figli. E per trovare lo cibo onde li pasca, in che gravi labor li sono aggrati. Quest'uccello che guarda il suo nido con i suoi pulcini e che è contento di vedere i loro aspetti, come sono fatti, ed è contento di cercare il cibo per dargli da mangiare. Anche se il lavoro è un lavoro grave o duro, capito? E questo uccello previene il tempo in su aperta frasca, su un ramo aperto dell'albero, previene il tempo, cioè non vede l'ora che arrivi. Il sole e con ardente affetto il sole aspetta, fiso guardando purché l'alba nasca. Dunque, l'uccello sul ramo accanto al nido in cui sono i suoi figli aspetta che il sole sorga, che la giornata cominci, aspetta guardando verso est per vedere nascere l'alba. E questo è il termine del paragone.
Così la donna mia, è Beatrice, stava eretta e attenta come l'uccello, rivolta in ver la praga sotto la quale il sol mostra men fretta. Nello stesso modo, cioè come l'uccello guarda verso est, verso aspettando la nascita del sole, così Beatrice adesso in questo cielo guardava in una direzione particolare verso la plaga, verso la parte sotto la quale il sole mostra meno fretta. E qui bisogna leggere